Nuovo appuntamento di A Tu per tu con l'autore, un autore che conosco bene. Poi, tra l'altro, ha parlato in un libro di cose molto ben conosciute a me. Quindi, Andrea Bartoli, ciao Andrea, come stai? Bene, molto bene, grazie. Senti, dicevo cose conosciute, perché il tuo è un racconto, cioè un racconto, un romanzo che parla di vicende. Eh, comuni, nel senso, eh, un cortile, una strada, nella nostra generazione, e quelle successive alla mia, era ancora una situazione, erano ancora delle città, erano ancora delle, dei piccoli paesi che si muovevano e c'erano dell'umanità, soprattutto giovani, che vivevano la strada. Sì, era un cortile allargato. Era, allargato. chiaramente io parlo del cortile dove sono cresciuto, ma mh, come il mio ce ne sono tanti altri, infatti, ognuno, ognuno ha il suo cortile. E, ed è un cuore pulsante: nel senso che in quel cortile io ho passato praticamente tutta, tutta la mia infanzia e sono diventato diciamo grande perché ho frequentato questa compagnia di ragazzi che avevamo appunto, c'erano anche ragazzi più grandi di noi, io facevo parte del gruppo dei più piccoli. Ben accettati. Esatto, eravamo ben accettati da queste guide. C'erano delle selezioni una volta. Ma sì, dai, sì, no, ma lì di da, età, da noi... Eh, di età, ma lì, però comunque da noi era, era veramente un gruppo allargato che si andava dai più piccoli che avevamo 10, 9, 10, 11 anni fino anche ai grandini quasi maggiore e quindi noi vivevamo praticamente la giornata interamente in questo cortile. Allora, dopo torniamo sul libro, però intanto ci sono le curiosità che ne facciamo in questo appuntamento. Chi è Andrea? Come lo puoi raccontarcelo? Eh, sono un giovane ragazzo del 65. <ride> no, beh, sono... Sono un giornalista, giornalista pubblicista, ho collaborato per quasi 12 anni con il quotidiano Il Domani di Bologna. Più che altro mi, mi sono occupato di sport perché poi eh, io ho fatto, anche, ho fatto ciclismo a livello dilettantistico, insomma a un buon livello poi la mia passione sportiva e anche per la scrittura mi ha portato poi a raccontare a, di questo. Quindi sono un, sì, un giornalista sportivo e attualmente lavoro all'ufficio stampa del Comune di Bologna. Altra domanda, eh, ma ti lascio il microfono, cosa leggevi e cosa leggi ora? È cambiato il tuo modo di leggere? Ma Io sono sempre stato uno abbastanza aperto un po' a tutto, nel senso che non ho mai avuto dei generi particolari, io sono forse il mio, il mio libro preferito, per dire, il Conte di Montecristo, un grandissimo classico che trovo un, un libro di, di una bellezza unica, e ho letto parecchi libri sportivi, Gianni Mura un, un mio riferimento, proprio per me un, un Dio in terra, <ride> e, e attualmente ho letto un... Un libro interessante di, di uno scrittore di vignola, Leo Leonelli. Che ha fatto questo cammino, ha scritto questo, questo cammino sentimentale. Un percorso. Io sono anche un appassionato di trekking. Un libro molto interessante, dove c'è appunto la descrizione dei percorsi, ma anche dei racconti legati ai luoghi che vengono toccati. E poi per rimanere in casa, sto leggendo anche le, le indagini del commissario Cataldo, il caso Tirese per rimanere in casa ad che non guasta, di Luigi Guicciardi, molto bravo, quindi mi, mi sta tenendo. Lì, questo prima libro. È uno scrittore seriale. Questa è la tua prima vera esperienza letteraria personale, diciamo, dove ti, ti metti un po' anche a nudo, in qualche modo, perché mentre racconti di sport, di altre cose, hai scritto altre cose, però questa è la prima volta che vai nel sentimento. Sì, diciamo che è, è la mia prima prova che mi porta a uscire un po' di solito dalla, dalla, esatto, è, è dalla mia zona un po' di conforto. Perché, insomma, scrivere di sport è sempre stata un po' eh, appunto la, la, la mia passione, anche quello di cui un po' tratto, e quindi mi, ha sempre, eh, insomma, mi, mi sono sempre trovato a mio agio in questa esperienza, pur richiamando i, gio, i giochi da bambini che un po' si legano allo sport, però comunque eh, sì. è, è Esatto, più ludico e comunque come dicevi tu è un libro secondo me di sentimento perché comunque ci sono anche parti dove si toccano veramente eh, così, il, il crescere di un bambino che piano piano scopre, scopre il mondo, scopre tante prime volte eh, in questo libro, esatto, ci sono tanti debutti, tante prime volte e, e quindi vengono toccati anche i propri sentimenti con le, le, le delusioni, le speranze, i sogni, insomma c'è un po' di tutto questo. Parlando di comunicazione, i ricordi fanno parte della comunicazione, perché quando comunichiamo noi eh, diamo un'occhiata indietro eh, prima di esporci, no? cioè, eh, viene automatico, quindi i ricordi fanno parte di un nostro io che a volte non, non sappiamo riconoscere o non vogliamo riconoscere. Ma io ho, in, in questo libro ho veramente un po' scavato eh, veramente nei ricordi, poi... Così, ho, ho scelto di, di, di trattare il libro con il racconto del cortile perché è il cortile che racconta, patto, che certo. parla in prima persona attraverso la, la, tutto quello che hanno fatto questo gruppo di ragazzi. E, e chiaramente quando l'ho finito, eh, cioè dopo, adesso ah, mi sono venute in mente anche altre cose. Però esatto, eh, stiamo, stiamo parlando comunque di, di, di più di 40 anni fa, perché insomma è metà anni 70, per cui insomma. Però sì, sono andato veramente a scavare eh, in tanti ricordi, alcuni dei quali proprio li, li, li vivo ancora adesso molto, molto presenti, insomma, li ho molto molto vivi. Questi ricordi sono importanti eh, perché lasciano una traccia di chi siamo eh, e ci serve anche come condivisione no? per confrontarci con gli altri. A volte, non so, noi ricordiamo magari eh, racconti che ci hanno fatto i nostri nonni, che sono rimasti nella nostra generazione, ci sono rimasti fermi, sono i capisaldi della, eh, della nostra mentalità, del nostro carattere, del nostro essere uomini. Eh, questi ricordi sono importanti. Da trasmettere perché eh, allora il cortile, poi la zona in particolare che tu racconti, che è, diciamo zona ospedale maggiore per intenderci banalmente, che non era esattamente la periferia, ma in qualche modo lo era perché Bologna allora arrivare a Porta Saffi arrivare a Porta San Felice o arrivare a Porta San Donato eccetera sembrava di arrivare a Roma sembrava di grande raccordo anulare cioè, veramente le distanze oggi sono molto piattite e invece allora c'era tutto un percorso da fare sì, come dicevi giustamente tu da, 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 questo, da questo cortile che praticamente si, si, si trova ovunque. a 5, sì, si trova ovunque ma proprio per dargli proprio una, 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 proprio una connotazione fisica a 500 metri in linea d'aria da dove ci troviamo adesso, quindi era eh, possiamo anche dirlo, via Monterumici certo. e questo cortile è proprio chiuso senza, senza una strada senza uscita per cui si entrava lì e si riusciva dalla stessa parte e per noi bambini già fare il giro dell'isolato era, era, era andare a scoprire delle cose, poi addirittura arrivare in centro per me era come fare un viaggio: nel senso che ti lasciava proprio questo senza fiato, perché andavi veramente a scoprire delle cose che, che tu mh, non vedevi perché appunto noi vivevamo veramente all'interno. Io mi ricordo che. Le giornate specie d'estate trascorrevano tra queste quattro mura perché poi se ci ripenso adesso eravamo chiusi tra questi quattro palazzi che ci accerchiavano ma però eh, ho veramente dei ricordi meravigliosi per noi, cioè, io veramente sono cresciuto con felicità, io ricordo questa felicità e, e, e non è nostalgia perché magari uno dice, eh, vedi sei andato a scrivere la... Eh, Ecco, è il cortile che è nostalgico di non vivere più quei momenti attraverso quei ragazzi. Ma, quei ragazzi, ma io che faccio parte di quel gruppo di ragazzi cresciuti in quel cortile non provo nostalgia, io provo veramente una grande felicità a ripensare a quei momenti. Questa sorta di condomini sdraiati no? dove si condivideva, si vivevano le passioni assieme, c'era più unità, c'era più... Sembra essere banali, sembra anche di essere un po' vecchi quando si fanno questi ragionamenti, però era una bella manifestazione di umanità. Ma sì, eh, soprattutto eh, in questi cortili si stava insieme dalla mattina alla sera, cosa che magari adesso per i ragazzi di, di oggi è, è un po' più è impensabile e anche un po' più difficile. Diciamo che chi ha letto il libro della nostra generazione eh, ho avuto questi riscontri, questi ritorni dove mi dicono che ho risvegliato dei ricordi, del, delle emozioni che erano un po' sopite, ma comunque eh, sono ritornate fuori. Poi ho avuto qualche ragazzo coetaneo delle mie figlie. E che l'ha letto e, e gli ho fatto, hanno scoperto un mondo per loro sconosciuto, sconosciuto e, e, e comunque ne sono rimasti attratti perché, comunque, nel libro si parla anche di giochi: i giochi che facevamo noi, ma soprattutto, come dici tu, di, di tanta condivisione, tante giornate insieme. Certo. e Adesso i ragazzi hanno questo telefono in mano, molto passa attraverso questo oggetto: molto più rapido molto si, più si, più si mandano questi vocali, tendono anche a vedersi meno, mentre per noi bastava un urlo da una finestra, dai, andiamo giù a giocare ed eravamo già insieme. Adesso per i ragazzi è cambiato un po' il mondo. L'orologio era solare no? quando andava via la luce. Era ora di andare a casa. Ma sì, ma no, non c'era mai l'orario per andare a casa, era sempre così stare attento al richiamo della mamma dalla terrazza quando anche per dire è pronta la cena, sì, sì. ancora cinque minuti, e poi erano i cinque si minuti più minuti. lunghi della storia perché erano eterni. Assolutamente. Senti, c'è qualche scrittore che ti ha stimolato, hai detto prima un po' la tua lettura, ti piace? È stato chiaro nelle tue scelte hai fatto anche un riferimento a uno scrittore attuale. Ma c'è qualche, qualche stile di lettura, qualche lettura in particolare che ti ispira? Ti, ti piacerebbe in qualche modo avvicinarti? Ma più che avvicinarmi, no, io sono sempre. Pre, sono uh, rimasto sempre attratto un po' anche dagli scrittori della Big Generation, quindi insomma Kerouac uh, sulla strada ri, ri, rimane un caposaldo, ma um, lungi da me dal pensare, oh, vabbè, no, 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 no. No, no? Ma no, diciamo che io ho, ho anche un po' uno stile di, di scrittura anche un po' giornalistico, per, venendo appunto da quel mondo, per cui eh, diciamo che io più ho più avuto, ho più riferimenti come diciamo giornalisti. Come, Cronologia esatto. in certi mm, come autori, diciamo letterari, non mi sono mai eh, così ispirato. O appunto, ti ho parlato di Gianni Mura perché, essendo sì, per esempio, bambino, un monumento come bambino, giornalista, bambino. ha fatto qualche. ha scritto un paio di romanzi, eh, per, però. E tra l'altro, è anche di cibo. Che tra l'altro aveva anche una trasmissione con la moglie, certo. e, però, ecco, non ho, non ho un autore in particolare a cui, a cui ispirarmi. C'è ecco. un sogno nel cassetto, qualcosa che ti piacerebbe esplorare, provare, una sfida verso te stesso. Ma eh... In realtà ci sarebbe, però devo ancora un po' metterla a fuoco. Mi, mi piacerebbe un giorno cimentarmi con un, un libro giallo, dove invece, che è un terreno un po' minato, perché mi rendo conto che eh, è particolare, però chissà, non... Beh, da, da, da giornalista, diciamo che percorso giallista potrebbe essere anche... Ma più che altro toccare, toccare un'esperienza. Adesso che ho provato appunto a uscire un po' dalla mia zona di sicurezza che è lo sport, facendo questo, questo libro sul cortile, magari chissà, provare anche un'altra... Un a me piace sperimentare, poi è chiaro che... Eh, a volte poi si fallisce, ma non è che bisogna eh, avere paura è spie... esatto, sono sfi... per se stessi esatto, dire. sfidarsi e poi, e poi così provare. Senti. Quali sono le ore della giornata che rubi la tua vita per dedicarti alla scrittura, a quello che ti piace? momento particolare della giornata che ti ispira maggiormente quale ti dà più concentrazione ma in realtà no cioè è chiaro che per proprio una questione di organizzazione della giornata è più la sera o il fine settimana che ho più tempo rispetto al lavoro però io molte volte anche in momenti impensabili della giornata mm. ho degli spunti che magari mi, mi, mi scrivo da qualche parte qualche appunto per, per poi sviluppare l'idea però le idee mi vengono in un qualsiasi momento mi basta non so anche me sono in bicicletta che vado verso il lavoro non so vedo qualcosa che mi, che mi suggerisce e me, me lo appunto poi magari rimane lì e poi viene viene cancellata altre volte invece mi è servito per sviluppare qualcosa di più concreto c'è un ambiente in particolare che ti aspira anche della famiglia della casa del tuo ambiente che ti, ti aiuta a concentrarti a trovare oppure proprio quel che capita ma in genere ho. Ho, ho un mio. pure avrebbe detto la cucina, no? Sì, certo. no, no, Io ho una piccola. Ho la scri... un piccolo studiolino, ma in, alla, nella mia camera da letto. ho un ricavato, Sì, ho, un, ho un, una piccola scrivania dove mi metto pure in terrazza. Ho una terrazza abbastanza grande quando. di primavera-estate che posso stare anche lì. Però sì, non, non ho particolari eh, posti riservati dove solo, solo lì riesco a creare o a scrivere. Senti, c'è un tutte le stanze, c'è ovviamente la camera da letto col letto e il comodino con dentro dove racchiudiamo un po' i nostri sogni, i nostri segreti. C'è un sogno che è lì che deambola che si muove all'interno di questo cassetto. Mm, no, in questo in questo cassetto aperto. Eh, sì, in questo momento non, non ho non ho qualcosa di, 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 di concreto appunto a parte questo, come ti ho detto prima questo magari desiderio di provarmi a cimentare in un, in un, giallo. In un giallo però non, non ho delle... Stai ancora godendo questa scrittura eh, sì. Questa è anche quell'altra sì. esperienza che se, se vuoi ne parliamo sì, di, che... di, Il oh, Podcast oh, Sì, oh, ecco, a proposito di sfide con se stessi mi sono cimentato anche in questa cosa per me nuovissima dove praticamente avevo scritto mh, tre anni fa sei, sei racconti eh, per, per una casa editrice di Torino, la Bradipolibri, Polibri, che era uscita in ebook, erano sei racconti eh, di stampo sportivo, ma particolari in stile ucronico, cioè praticamente ho preso delle mie delusioni sportive che mi avevano toccato profondamente e le ho riscritte, chiaramente cambiandogli il finale, perché l'ucronia è un po' questa, no? di, di ribaltare la realtà e Poi la collana ha chiuso, mi sono ritornati i diritti di, que di questi racconti e ho proposto alla radio a Radiabo dove, dove, dove faccio questa trasmissione al venerdì insieme a Marco Tarozzi, prossima fermata a Bologna, ho chiesto al direttore della radio se poteva interessare, e gli, ho fatto così. Gli, ho, gli ho mandato una specie di provino e l'idea è piaciuta e per cui ho, ho registrato questi, questi racconti in podcast sono tutt'ora si possono tutt'ora ascoltare sia sul sito di Radiabo che su Spotify, dove appunto ho, ho ribaltato un po' la storia di questo Beh, un compagno di viaggio come Marco Tarozzi che è grande narratore di storie di sport e come sa raccontare lui sono pochi quelli che riescono a emozionare attraverso uno scritto. Ma sì, io a, a Marco devo, devo tanto, tantissimo, nel senso che è stato lui che mi ha scoperto, è stato lui che mi ha voluto al domani, perché lui era il responsabile delle pagine sportive e, e con lui poi è nato. A parte un'amicizia un, un unica, ma al di là dell'amicizia anche un rapporto di lavoro che, che va avanti da, da, da più di vent'anni, perché dopo, a parte aver lavorato al domani e adesso facciamo la trasmissione insieme in radio, abbiamo per fatto per quasi vent'anni gli speaker alla Dici Colli, per cui... Quando c'è da fare un qualcosa spesso lavoriamo insieme, c'è questa, questa amicizia e questa stima reciproca che ci portano, siamo molto diversi uno dall'altro, però eh, insieme insomma, ci integriamo molto bene. Sì. Vabbè lui è un runner, tu sei un ciclista, quindi... Ma ho fatto il runner anch'io eh, perché tuo, io dopo aver, dopo aver corso in bicicletta, appunto, ho scoperto la corsa e dopo ho incontrato anche Marco, perché poi eravamo anche nella stessa società sportiva. Ho fatto anche delle maratone, quindi ho fatto anche, ho fatto anche il runner. Beh, la bicicletta è oggi è un mezzo più che mai di moda perché ci aiuta anche a vedere cose che diversamente se andiamo troppo veloci non, non ce ne accorgiamo. Sì, beh, per me la bicicletta è sempre stata un viaggio. Uh, sì, ma se, se la dovessi associare a una parola libertà, cioè, mm. ho sempre trovato questo, questo senso di libertà, questo, questo sentire gli odori, il vento in faccia e poi soprattutto, come dici tu, eh, avere la possibilità in in pochi chilometri di vedere tantissime cose e adesso però ultimamente mh, a parte andarci a lavorare insomma mh, boh, la trovo anche molto pericolosa sì, poi è, sono è stato è un po poi. Eh, ultimamente anche un po' toccato da vicino mh, ho perso anche un amico sì, per sì. cui eh, in un incidente per cui insomma inizia a avere un po' di, 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 di... Sì, sì, certo. però non è che bisogna darla vinta bisogna... <ride> senti una promessa una minaccia che possiamo fare a chi ci segue Cosa promettiamo, cosa minacciamo? Vabbè, la, la minaccia è quella del prossimo giallo. Esatto, eh, soprattutto la minaccia <ride> è quella del prossimo giallo. Ma di, di, di promesse, ma a me non piace promettere. No. No, no. Quindi mm. Manteniamo e basta. Sì, 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 io sono, vivo anche un po' molta la giornata, non, non, non mi sento di fare gro grosse promesse, che poi dopo si rischia poi di non mantenere, di quindi è meglio viaggiare, io viaggio sempre basso. <ride> con l'attualità. La, la, Bene, questo era Tu per Tu con l'autore, ringrazio Andrea Bartoli, il libro ovviamente La voce del cortile che vi invito a leggere ed è una storia che racconta una zona come tante altre zone non solo di Bologna ma di tutta Italia, quindi vi ci potete rivedere e se non avete vissuto quelle esperienze è un modo come un altro per, per un momento di riflessione oltre che di, eh, di gioia del leggere. Grazie. Grazie.